Buongiorno, oggi siamo qui a raccontarvi una bella storia, una storia di solidarietà al femminile. Grazie a Jessica che ce l'ha segnalata. Le protagoniste in particolare sono Jessica e Vanessa Locatelli. Jessica è la mamma di Edo e con il marito Gabriele ha dato vita all'associazione Espera. Vanessa è del Rotary Morimondo Abbazia e moglie dell'attuale presidente, che ha organizzato una serata dedicata all'associazione Spera, di cui adesso ci parlerà. Certo, sì, la serata è stata organizzata appunto il mercoledì 17 luglio. L'idea è nata in verità ormai da qualche mese da parte appunto di, oltre a me, di altre socie del Rotary Club Morimondo Abbazia, proprio con l'intento di ritrovarsi tra donne per fare del bene. La serata è stata aperta a persone anche che non sono del mondo rotariano, anzi, c'è stata un'adesione, di questo sono molto contenta, proprio di donne al di fuori del mondo rotariano. Quante eravate? Eravamo 55 in totale, quindi è stato bello proprio ritrovarsi tutte al femminile con lo stesso scopo di fare qualcosa di buono, ecco, di solidarietà, di un gesto di solidarietà. E, io ho conosciuto Espera, verità a voce, mesi fa, tramite anche mio fratello e mia cognata, che hanno la bimba appunto nello stesso asilo del secondo bimbo di Jessica, e poi anche diciamo, da altre persone, mi sono un po' informata e anche parlando così con mio marito Davide, che è appunto attuale presidente del Rotary Club Morimondo Abbazia, ho detto potremmo fare qualcosa. E lui aveva già un po' il calendario pieno di service, ecco, da concretizzare in questo anno nel mondo rotariano, e per cui ho detto faccio come donne, insomma. E la serata è stata organizzata proprio velocemente, perché appunto lui è diventato presidente il 1 luglio, per cui nell'arco di 10 giorni abbiamo organizzato, ho sentito Gabriele, ho incontrato Gabriele e niente, siamo partiti. Ci siamo trovati alla Corte del Sellaio a Guido Visconti, e anche la location ha comunque fatto un po' da scenario a questa serata. Infatti eravamo anche all'esterno, poi ci siamo spostati all'interno, e devo dire che è stata, penso, apprezzata da tutti. Ce ne saranno altre durante l'anno, perché appunto la finalità è quella di continuare a sostenere Spera durante tutto l'anno, per cui questa è stata la prima. Adesso non ho ancora ben programmato le altre, ma penso di farne una verso fine ottobre, ecco, saranno altre 3-4 fino a giugno del prossimo anno. Dico giugno perché l'anno rotariano appunto va da inizio luglio a fine giugno. Poi spero che, diciamo, anche dopo di me si continui un po' questo progetto. Allora, Jessica. Noi ringraziamo tantissimo Prego. Vanessa e tutto il gruppo Rotary e anche chi ha aderito, non essendo comunque del Rotary. È stata una bellissima serata perché comunque c'è stato un clima molto sereno, accogliente, in cui ci siamo sentiti a nostro agio e soprattutto perché abbiamo esposto comunque un po' quali sono le finalità dei nostri progetti e c'è stato un riscontro positivo, tante domande anche dopo, tante persone che comunque ci fermavano, comunque erano incuriosite dall'associazione e ciò che facciamo. Ricordiamolo con poche parole, ma Ok, allora ricordiamo chi l'Associazione è Edo. Spera è nata da me e Gabriele, che siamo i genitori di Edoardo, che è un bambino con una grave disabilità di 6 anni adesso. E dalla nostra esperienza, un po' inizialmente per rabbia dei pochi aiuti che offre il Sistema Sanitario Nazionale, abbiamo deciso di aiutarci da soli e aiutare anche altre famiglie che come noi si trovano a affrontare le nostre stesse difficoltà.
E da questo pensiero è nata l'associazione Spera, che ha come principale obiettivo quello di fornire ore di assistenza infermieristica e di riabilitazione a bambini con disabilità gravi. E queste ore le forniamo a domicilio, perché è un po' la carenza di questo sistema sanitario, dato che il sistema sul territorio offre comunque dei servizi che questi bambini così gravi fanno fatica a utilizzare, perché hanno bisogno proprio che queste prestazioni avvengano al domicilio del bambino, per far sì che loro possano sfruttare al massimo tutte le loro potenzialità. E in particolare, visto il periodo, uno dei progetti che con queste cene Vanessa andrà a sostenere è il progetto con il Lama in Vacanza, che offre alle nostre famiglie una settimana di assistenza infermieristica in vacanza a bambini con disabilità grave. Questo perché già le vacanze, spiegavo, per genitori non sono mai delle vacanze, perché con i bambini c'è sempre da stare dietro a loro. Con bambini con una disabilità grave, che devono fare comunque la riabilitazione, tutte le loro cure infermieristiche e quant'altro, la loro disabilità non va in vacanza, quindi tu, oltre a genitore, diventi infermiere, diventi terapista, e quindi le vacanze proprio non sono minimamente le vacanze, soprattutto vengono anche un po' diciamo, trascurati i fratelli, non viene comunque a mancare magari il tempo anche di qualità con i fratelli, perché si è tanto presi dal fratello con disabilità. E quindi questo progetto serve per dare un respiro a questi genitori, quindi far vivere anche a loro un pochino di più la vacanza, e far affrontare, far vivere anche ai fratelli delle esperienze che magari col fratello con disabilità non si riescono a fare, come ad esempio una passeggiata in alta montagna, piuttosto che una gita un po' particolare, in modo da dedicare del tempo esclusivo anche ai cosiddetti siblings, ovvero i fratelli di bambini con disabilità. E non per ultimo, per poter far provare anche a bambini con disabilità delle esperienze un pochino più magari stimolanti, perché magari la famiglia con l'infermiera in vacanza si sente libera di osare un pochino di più, essere un pochino più tranquilla a far fare un bagno in piscina o al mare al bambino con disabilità, che due mani non sono abbastanza, ma neanche quattro. Fare nuove esperienze anche per loro, facendo sì che i genitori facciano i genitori e non i terapisti del bambino e gli infermieri, quindi far vivere tutti un po' una serenità maggiore per qualche giorno. Bene, noi vi ringraziamo, due donne generose, coraggiose, disponibili. Direi che bisogna essere grati a chi come voi riesce a coinvolgere, ovviamente anche a tutte le persone che si fanno coinvolgere, per riuscire a rendere la realtà un po' migliore. Quindi grazie mille. Grazie a te, Erika. Alla prossima aspettiamo ancora più donne, ovviamente anche Enrica è invitata, e puntiamo proprio ad arrivare a 100 donne durante le prossime serate. Benissimo, grazie ancora. Grazie a tutti.